domani è arrivato con la lettera D ben evidenziata in giallo. È lo striscione che accompagna i 600 tifosi aquilani nei due settori loro riservati del Manfredo Profeta di San Benedetto dei Marsi, il teatro della sfida Capistrello L'Aquila. Ai rossoblù di mister Massimo Epifani serviva una vittoria per la matematica certezza della promozione in Serie D e il successo è arrivato in rimonta con un 3-2 maturato in un turbinio di emozioni per cuori forti nel corso dei minuti di recupero. Un finale da film, ma reale, anche se potrebbe sembrare sia uscito dalla penna di uno sceneggiatore di film thriller. E allora riavvolgiamo il nastro per rivivere tutta la giornata fin dall'inizio. Passano 4 minuti di partita e l'Aquila sblocca il risultato. Punizione dal vertice basso dell'area, della battuta si incarica Corticchia, che disegna una traiettoria a rientrare che prima bacia il palo e poi si insacca in rete. Il numero 4 rossoblù festeggia con una corsa perdifiato sotto i settori occupati dai tifosi aquilani. Al 16esimo arriva la risposta del Capistrello, tiro a giro di Carnevali, Mascolo in allungo disinnesca la minaccia. 26esimo, problemi fisici per Shiba, che 2 minuti dopo lascia il campo sostituito da Santi Rocco. Alla mezz'ora, su un traversone di Massetti da destra, Marchionni prova il colpo di testa in tuffo, la sfera carambola su palo e portiere per poi finire in angolo. 5 giri di lancette, una sponda aerea di Marchionni agevola l'incornata di Massetti, Di Girolamo è miracoloso e dalla corta distanza si oppone distinto. Al 37esimo torna a farsi vedere in avanti il Capistrello, Mozzetti ci prova dalla lunga distanza, sfera che sfila sul fondo. Sul ribaltamento di fronte la tempestiva uscita bassa di Di Girolamo sbarra la strada al tentativo di Santi Rocco. Ripresa sul primo pallone lanciato in avanti dal Capistrello, Mascolo frana addosso a Franchi e il direttore di gara Pasquetta di Crema non ha dubbi, rigore per i rovetani. Dal dischetto si presenta lo stesso Franchi, soluzione angolata alla destra di Mascolo, risultato che torna in parità. Al 10esimo proteste dell'Aquila per un presunto tocco di mano in area capistrellana, ma l'arbitro fa segno di proseguire il gioco. Giotta chance per i rossoblù al 16esimo, Massetti va al tiro da lontano, Di Girolamo respinge. Sul pallone arriva Marchionni che però da ottima posizione spara alto. Un minuto più tardi è invece il Capistrello ad andare a un passo dal vantaggio. Carnevali impegna severamente Mascolo, che poi è bravo a opporsi anche al successivo tentativo di De Meis. Il Capistrello ci crede, al 19esimo ribalta la situazione portandosi in vantaggio. Servizio orizzontale di Carnevali per l'inserimento di Franchi, che all'altezza del secondo palo non lascia scampo a Mascolo. L'Aquila prova a reagire, alla mezz'ora ci prova Santi Rocco di testa sugli sviluppi di un angolo, ma la sfera si perde alta. 8 minuti più tardi invece un difensore del Capistrello che salva sulla linea alla volée del neoentrato Rey, agevolando poi la presa di Di Girolamo. Nei 5 di recupero succede di tutto. Al 47esimo, su un pallone smistato verso il centro dell'area del Capistrello, si avventa Santi Rocco, che di giustezza segna il 2-2. I tifosi dell'Aquila nell'esultare si aggrappano alla rete di recinzione del loro settore, che infine cede. Ci vuole più di qualche istante per far tornare la situazione alla normalità. Poi il gioco riprende. L'Aquila carica a testa bassa, spinta dal tifo e sull'onda dell'entusiasmo, e al 49esimo un glaciale Alessandro con un vero e proprio colpo da biliardo scoccato con potenza e precisione supera Di Girolamo. È la rete che regala ai rossoblù vittoria e promozione in Serie D, scatenando l'apoteosi per i 600 tifosi dell'Aquila al seguito, che al fischio finale invadono il campo per festeggiare un traguardo voluto e finalmente raggiunto. Una festa iniziata in campo con l'abbraccio ideale e fisico tra squadra, dirigenza e tifosi, e poi proseguita negli spogliatoi tra cori, abbracci, striscioni e il tradizionale bagno con lo spumante. 5 anni dopo la ripartenza dalla prima categoria, quindi, l'Aquila torna in Serie D dopo un campionato fatto di 23 vittorie, 6 pareggi, 2 sole sconfitte. Adesso per i rossoblù del tecnico Massimo Epifani le ultime 3 gare della stagione, con l'obiettivo di continuare a vincere per godersi appieno il trionfo e poi iniziare già a pensare e programmare il futuro in quarta serie. Mister, riavvolgiamo il nastro di questa giornata. Penso vincere un campionato così è un'emozione indescrivibile. Bellissima, se lo devo scrivere penso che non potevo mai pensare a un fine così, a un finale così. Questa è l'anima di questa squadra.
Sono entrati quelli della panchina, mi dispiace per Stefano che è entrato, pensavamo che l'avevamo recuperato al 100%, invece il ragazzo l'ha frenato, ho messo Ray, è entrato benissimo, è entrato bene Jonathan, è entrato bene Mantini, tutti quelli che sono entrati oggi hanno fatto veramente Nicola Santirocco. Questa è la forza di questo gruppo. E vincere in questa maniera veramente è come se ce lo siamo gustati all'ultimo secondo e quindi ce lo meritiamo. Cosa prova Massimo Epifani in questo momento? Emozione grande perché è stata dura tutto l'anno, mantenere sempre la testa solo sulla squadra non era semplice all'Aquila. Per me è un'emozione che mi rimarrà indelebile, perché forse è l'emozione più grande che ho da allenatore, perché vincere il campionato all'Aquila, lo posso dire oggi, non era assolutamente semplice, ci siamo riusciti sempre con dei ragazzi straordinari e con una società straordinaria, perché ho detto poc'anzi non ci hanno fatto mai mancare niente e non vinci a caso. Poi noi ci siamo vattati, abbiamo tirato sempre la stessa linea e siamo stati grandi. Adesso Serie D che l'Aquila potrà costruire. Adesso dobbiamo festeggiare perché ce lo meritiamo, perché siamo stati sempre sotto pressione, insieme a questo direttore che è stato fantastico anche lui. E adesso ci godiamo questa festa, adesso poi ci sediamo con calma, sicuramente sarà un'Aquila con progetto, sicuramente un progetto quello di tornare al calcio che conta, ma come abbiamo fatto quest'anno quando ci siamo seduti all'inizio. Mister, il Capistrello si è dimostrata squadra quadrata, organizzata, messo in difficoltà l'Aquila, aveva ribaltato anche il risultato, è mancato davvero pochissimo per una vittoria che avrebbe impreziosito ancora di più il vostro percorso. Sì, beh, è andata così, abbiamo fatto secondo me una buonissima partita, soprattutto il secondo tempo, i primi 20 minuti eravamo un po' contratti, poi la squadra si è sciolta piano piano e abbiamo giocato bene, però sinceramente ancora sto qua a realizzare come cosa sia successo gli ultimi 3 o 4 minuti perché non riesco ancora a capire. Effettivamente è stata una situazione, una sequenza un po' strana, forse sul due pari forse ci potevamo anche accontentare, prendere un gol in contropiede all'ultimo secondo, però questi sono giovani, i ragazzi sono così e niente. Però ciò non toglie che abbiamo fatto una grande partita, ci abbiamo messo tanto impegno e secondo me i ragazzi meritavano la soddisfazione della vittoria. 3 partite ancora, Capistrello praticamente salvo, obiettivo stagionale, ma una squadra che ha giocato sempre a viso aperto, non arretrando mai. Adesso che finale di stagione sarà per voi? Beh, finale stagione sarà quello di cercare di fare più punti possibile, perché è giusto che sia così. Noi, come l'avete visto oggi, non abbiamo regalato nulla, non regaleremo nulla a nessuno, andremo a giocarci la nostra partita, poi è normale, le motivazioni poi alla fine faranno la differenza, però noi abbiamo una squadra giovane, quindi questa sarà anche l'occasione per tanti ragazzi ancora di più di fare esperienza e di impreziosire insomma il loro bagaglio.